Ci eravamo lasciati con un'altra intervista, in cui Mario Ermito, concorrente di Tale e Quale Show, dichiarava di essere single. In tanti speravano potesse esserci un ritorno di fiamma con l'ex Miss Italia Francesca Testasecca, ma a quanto pare le loro strade si sono separate definitivamente. È questo quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate al settimanale di Tutti, in cui però l'attore riserva delle parole dolcissime per l'ex compagno. Mi limito a dire che Francesca ha rappresentato tanto per me, la porterò per sempre nel mio cuore. I ricordi sono le uniche cose che possiamo custodire privatamente. Perciò preferisco tenerli per me, confesso. Un break estivo, quello tra i due giorni, che già preannunciava la fine della loro storia d'amore. Di quell'amore pare non ci sia più traccia, ma ciò che è rimasto è la consapevolezza di una storia importante, densa di ricordi ed emozioni, che è giunta però al capolinea. Mario Ermito si racconta, dal GF a Tale e Quale Show. Classe 1991 e pugliese puro sangue, Mario Ermito ne ha fatta di strada da quando era un geffino dell'edizione numero 12 del Padre di Tutti i Reality, dal quale però fu presto eliminato. Da quell'esperienza confessa di essere cresciuto e maturato in diversi aspetti del suo corpo. La vocazione di fare l'attore ha sempre fatto parte del giovane Ermito che, grazie al suo fascino e alla sua bravura, è stato scelto per diversi ruoli di alcune seguitissime fiction di Canale 5. Qualche esempio? Il Peccato e la Vergogna 2, Non è stato mio figlio, L'Onore e il Rispetto 5, Il Bello delle Donne. Oggi, però, lo ritroviamo su Rai in una veste completamente differente, quella di imitatore. E, stando ai risultati, l'affascinante Ermito si sta dimostrando una rivelazione anche in questo campo. Tale e Quale Show è una trasmissione che seguo dalla prima edizione, rivela il giovane, e aggiunge, nutrendo una grande passione per la musica. Ho sempre sostenuto che questo varietà potesse fare al caso mio, ritengo sia il giusto connubio tra recitazione e canto. Per cui il mio agente, Alex Pacifico, mi ha dato questa enorme opportunità. Lo ringrazio. Ermito rivela, da bambino guardavo gli spaghetti western di Sergio Leone, mentre tutti i bambini guardavano i cartoni animati. Io guardavo gli spaghetti western di Sergio Leone, sognando di essere al posto di Clint Eastwood, rivela il bell'attore al settimanale di Tutto. Tra i vari attori del grande e piccolo schermo, però, ammette di avere una preferenza. Ho sempre ammirato Terence Hill, e spero di riproporre un giorno un capolavoro come Il mio nome è nessuno, diretto da Sergio Leone, in cui recita assieme al grande Henry Fonda. Insomma, il 27enne approdato con successo sul palco di Tale e Quale Show sta dimostrando al pubblico le sue grandi capacità. Intanto, ritenuto una promessa del cinema, il bell'Ermito continua a studiare per poter arricchire il suo curriculum, e chissà, un giorno magari lo vedremo recitare proprio con i suoi idoli.